Quasi 16 dosi consumate al giorno ogni 1.000 abitanti è più alto della media nazionale l'abuso di sostanze stupefacenti a Trieste. A rivelarlo uno studio sulle acque reflue. Tra le droghe più presenti, cannabis e cocaina. Gli acquisti inoltre avvengono sempre più online, persino attraverso i social. E quanto emerge da un congresso che si è tenuto stamane all'Università Anna Vitaliani. Ogni giorno nella città di Trieste vengono consumate oltre 3.000 dosi di cocaina, un dato che spaventa, specie se pensiamo che il 35% della popolazione della città è anziana, over 65, il 15% ha meno di 14 anni, quindi quelle 3.000 dosi sono concentrate in una ristretta fascia di persone. Mi stupisce riscontrarlo, ha detto il prefetto Pietro Signoriello, insediatosi in città meno di un mese fa. Il consumo della droga è sopra la media nazionale, ha dichiarato in apertura del convegno sull'abuso delle sostanze stupefacenti organizzato dall'Università di Trieste in Aula Magna. Cocaina e cannabis, le droghe più presenti, il consumo è domestico, lontano dai luoghi di spaccio. E questo ci restituisce l'immagine che già abbiamo di una Trieste dove essenzialmente il giro di droga non è così significativo, non è così evidente. Ecco, quindi evidentemente poi c'è un uso personale che viene fatto in contesti dove non è possibile operare un'attività di polizia sostanzialmente. Il consumo è diffuso in tutti gli ambienti. L'uso di sostanze stupefacenti è molto diffuso trasversalmente e anche abbastanza diffuso tra le classi più benestanti. Confermata la partita di cocaina tagliata male che qualche settimana fa avevamo segnalato nei nostri notiziari, per intercettare prima i mix di droghe, auspica il rettore, va potenziato il laboratorio forense. Dobbiamo essere pronti, rapidi e preparati a intercettare anche le nuove sostanze, a riconoscerle presto. Più siamo attrezzati, più risposte possiamo dare.